Chiara Ferragni shock. La notizia di poco fa, emergono nuovi dubbi su altre operazioni benefiche. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille! Mentre Chiara Ferragni continua a condividere la sua vita sui social media, le procure di Milano e Cuneo stanno approfondendo le indagini su un'altra iniziativa controversa, il Pandoro Pink Christmas. In questo contesto, Ferragni e Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata di Balocco, sono coinvolte in un'indagine per truffa aggravata legata a questo prodotto. Il CODA ha ricevuto oltre 250 segnalazioni da consumatori che si sentono truffati, avendo acquistato il Pandoro a un prezzo maggiorato, credendo che il ricavato fosse destinato all'ospedale Regina Margherita. La situazione si complica con una serie di domande e incertezze, suscitando l'auspicio di trovare presto risposte. E tu? Cosa pensi di questa vicenda? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lasciate un mi piace al video. Grazie mille!